Non era partita. Eccoci qua. Buonasera a tutti. Ciao Lucia, buonasera. Ciao, e siamo già in tantissimi Chantal, te lo dico. Eh? Ti stanno aspettando da, da qualche mese ormai e hanno scritto anche a me diverse volte. No? Ma quando fate ancora un vostro incontro? Abbiamo voglia di sentirvi, di ascoltarvi. E a tal proposito, Chantal, che fine hai fatto <ride> in tutto questo tempo? Dove sei andata? Vabbè, so, ah, Io so che sei, stata, che sei stata molto impegnata: un viaggio in Egitto, la stesura del tuo, del tuo libro. Quindi, raccontaci un po', perché sono sparita? <ride> <ride> Ma io già sono anarchica, anarchica anche. Alle aspettative che si possono avere su di me, io ho bisogno di sentirmi libera, eh, libera di, 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 di vivere la mia, la mia vita, eccetera, no? Quindi eh, penso, come tutti, anche per me è un periodo importante: non voglio dire tosto, perché tosto sembra che, che ci siano delle difficoltà, no? Eh, per me è un periodo importante che, me ne parleremo questa sera. Eh, come tutti voi, sicuramente mi sta spingendo a fare un cambiamento interiore incredibile. Incredibile, eh, dove sto mettendo in discussione tutto, tutto, tutto quello che pensavo fosse vero. Che pensavo, tutto è come se fosse il momento proprio di, 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 di rinnovare la mia idea: l'idea che ho della vita. Ecco, e quindi ho avuto ho bisogno, ho bisogno di, dei miei spazi, dei miei tempi sono mesi proprio di interiorizzazione, faccio fatica a eh, creare all'esterno, non so come spiegare questa cosa, faccio fatica ad agire all'esterno e sto so facendo tantissimo proprio a un livello interiore. Ma eh, ho proprio difficoltà a parlare, a relazionarmi e le chiacchiere. È, è, è molto difficoltoso, come se fossi dentro, ma in un luogo lontanissimo. E venire fuori eh, è difficoltoso. Quindi, sì, tra, tra le tante cose, ho approfittato di questo periodo per, per partorire un manuale sul, sull'aldilà. Quindi, wow. spero che vedrà. Ecco, vedrà, vedrà la luce proprio quest'anno, quindi mh, ho finalmente scritto questo libro dove mh, cerco di spiegare un po' come funziona la vita, il perché ci incarniamo, come funziona il paggio nell'aldilà, eccetera. E poi sì, c'è stato un viaggio straordinario in Egitto con un gruppo di allievi della scuola Essene Academy, e anche quello beh, è, stato, è stato veramente rivoluzionario. Cioè non siamo più tornati come prima, ed è per questo, per questo che stasera ehm, voglio parlare di, di, di un futuro migliore. Perché da, in quel viaggio ho contattato tanti, tantissime cose, sensazioni che secondo me dobbiamo condividere. Bene, e noi te ne siamo grati assolutamente. <ride> Io so che quando sei tornata dal viaggio in Egitto, insomma, che ci siamo visti appunto a scuola eri diversa, il tuo sguardo era diverso e quindi ah, non mi detto. <ride> <ride> alcune, alcune cose le tengo anche per me eh? <ride> e quindi questa cosa mi ha colpito molto e ho sentito proprio, ho percepito che c'era davvero c'erano moltissime informazioni che ti stavano attraversando e che avevi bisogno proprio di interiorizzarle e quindi sì, ehm, per sì, perché è stato proprio un viaggio dove abbiamo contattato eh, veramente le origini no, di, di questa di quest umanità eh, del pianeta Terra che conosciamo, quindi ehm, non, mi non mi aspettavo una rivelazione tale, l'Egitto per me è la mia terra, cioè l'Egitto proprio... <ride> Casa. È casa, sì sì, è casa per, per diversi motivi, diverse incarnazioni, ma è stata proprio una rivelazione perché è stato tutto un contatto eh, con gli esseri che hanno dato luce a questa umanità, in qualche modo i nostri padri, e, e quindi il messaggio è stato proprio forte, quello di non dimenticatevi le, chi siete, le vostre origini. È questo proprio non dimenticatevi quindi non è stato tanto un ricordarsi a un livello mentale ma cellulare cellulare di chi siamo e quando le cellule si ricordano nella carne non sei più le stesse persone c'è proprio una grande differenza no? tra il, il sapere delle cose mentali ma quando la carne il corpo le vive è una grande differenza e per me, per me proprio da qualche mese. Ma non per me, Chantal, è per tutti ehm, sta iniziando veramente. Lo si sa che si sta, sta iniziando un ciclo nuovo, un'era nuova. Ok, l'abbiamo letto, sentito ovunque, però quando veramente lo si vive, lo si vede, dici: cavoli ci siamo veramente, finalmente ci siamo. cioè eh, È bellissimo, è, è mm. bellissimo. E quindi mi aggancio proprio a, a, questo, a questa tua visione. No? Eh, Quest'anno come lo vedi in merito no, a questo momento storico? Eh, come vedo questo momento storico andrò controcorrente. Saluto, scusami Luca, saluto mio marito. Ho visto... <ride> <ride> Filippo che è in Belgio, non pensavo mi seguisse questa sera, quindi oh, diciamo ci vediamo da due o tre giorni. <ride> um, come vedo io, come vedo io, allora, vado un po' controcorrente perché. Ci sono tante notizie, tanti scritti, tante parole che secondo me mettono paura. Mettono paura. Ehm, e da un punto di vista terreno, se osserviamo ciò che sta succedendo oggi, ci diciamo che <ride> stiamo andando verso il peggio. Come si può eh, con tutto quello che sta succedendo? Che, che la luce possa emergere, che possano le cose cambiare, no? Sono un po' le domande che ci stiamo facendo. E molti mi dicono, ehm, speriamo che, le, che tutto finisca e torni tutto come prima. Non è questa cosa mi mette ansia. Speriamo di, no. speriamo di no. Torni tutto come prima, no? No, no, è vero. Che stiamo vivendo un periodo scomodo, un periodo dove non possiamo sederci, rilassarci, un periodo dove la zona comfort proprio non ce la danno in nessun modo. È, è verissimo. Quindi è, è un periodo che cavolo, è tosto, periodo tosto, ma io sto notando che proprio grazie a, a queste difficoltà che appunto. Punto, N nel divano non ci stiamo, cioè non tanto noi, quanto persona fisica, ma parlo proprio della nostra anima: la nostra anima non può più mettersi nel divano e dire, vabbè, dai, domani mi occuperò dell'anima, domani mi occuperò della mia missione, domani. Intanto eh, mi guardo un film, gioco con l'iPhone, e... ho Facebook, lascio fare agli altri. Io aspetto, non si può più. È un periodo. Grazie a questo periodo, io dico grazie a questo periodo perché <ride> mi sta mettendo quel fuoco, quel è, 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 quel è, quindi cioè quel, è quel bastone che, che non ti fa stare seduta e che ti dice il tempo di agire, non si può più aspettare. Ehm, quindi, secondo me, non, è, non bisogna pregare affinché tutto passi. Io non sto pregando per quello, assolutamente no. Io sto pregando che questo periodo ci dia il fuoco, ripeto, il fuoco di costruire qualcosa di nuovo. Perché io me lo chiedo stesso, no? Ma proprio a me, no? Mi dico, Chantal, ok, domani tutta, torna tutto come prima. Tutti i tuoi i bei progetti, cosa ne fai? Sinceramente. Vado avanti, andrei avanti col solito trantram, bellissimo, eh? eh? Con cose magari legate allo spirito, bellissimo. Ma anche quello è il solito trantram. Anche nei corsi spirituali, nelle parole spirituali, a volte ci si addormenta, perché diventano una cantilena, una cantilena che ci fa stare bene, ma lì ci fermiamo. E ci dimentichiamo che noi siamo nati per cambiarla questa materia. Non per cambiare le nostre idee, sì, anche le nostre idee, ma siamo venuti a trasformare il piombo in oro. Il Piombo è questa materia. Il piombo sono i nostri ospedali, la nostra, il nostro sistema educativo, ehm, la nostra politica, la no, proprio la società: tutte le fondamenta della nostra società sono il piombo da trasformare in oro. Quindi anche. Anche per me, no? Continuare nel mio tran, tran spirituale bellissimo, ma che cosa cambio del mondo realmente? Queste sono le domande che mi faccio. E invece questo periodo storico a me sta, da sta dando il fuoco e la voglia di dire Ok, non si può più tornare indietro perché dietro non c'è più il mondo, il mondo non mi vuole più, mi ha chiuso le porte. Un certo mondo non vuole più persone come me. Ok, ne costruiamo uno nuovo. Ne costruiamo uno nuovo. È questo che vedo nel futuro. Tutto quello che sta succedendo, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista energetico, ci sta dicendo chiudi con il vecchio. Basta, basta io non so se anche voi sentite dentro questa stanchezza ma non è stanchezza di quello che sta succedendo cioè proprio non mi interessa sinceramente a me non mi frega niente di quello che sta succedendo è la stanchezza che, che tutto si ripeta costantemente queste cose le abbiamo viste e straviste quante volte nelle varie incarnazioni abbiamo visto il potere Abusare del suo potere, basta cioè, ancora le stesse cose, gli stessi giochi, le stesse cose, basta, basta. Cioè, finalmente, finalmente almeno vedo che molti di noi sono, sono arrivati ad un punto che dicono: che abbiamo piene le scatole, <ride> cioè <ride> prima. Nelle vecchie incarnazioni ancora subivamo. Adesso ne abbiamo fin qua. E c'è un grande insegnamento spirituale che dice quando qualcuno ad esempio, eh, qualcuno abusa dell'alcol, non è togliendogli l'alcol la soluzione, è affogandolo nel suo alcol. Perché nell'affogarlo nel suo alcol lui si sazierà si sazierà di quel suo bisogno, anche nocivo, e a un certo punto dirà: Basta, non ne posso più. Eh sì. Noi, in questo periodo storico, siamo stati affogati dall'abuso del potere, basta, mm. non ne possiamo più. Quindi, finalmente la nostra anima non avrà più bisogno di crescere attraverso questo potere, ma inizierà a rimboccarsi le anime, le, anime, le maniche. E le nostre anime chiederanno altro. E che cosa succede da un punto di vista energetico? Perché stanno succedendo cose straordinarie. Io non, non, so, non so se tutti voi questa sera lo state vivendo, ma io sto incontrando molte persone, compresa me stessa. Dove eh, vedo proprio che un velo della personalità è caduto. Direi meglio morto, perché sapete che io tratto di morte, questa parola mi piace tantissimo. Perché nella parola morte c'è la vita: sì. è la fine di una, di una personalità. Sapete che abbiamo tutti indossato un veicolo. Un veicolo che è l'ego coscienza, l'ego coscienza è composta di tanti veli, tanti veli di ignoranza. L'ignoranza per me non, non è il non avere studiato un libro, non ha nulla a che vedere con l'intelligenza mentale. L'ignoranza è l'ignorare delle parti di Dio che sono in noi, è l'ignorare delle verità. E in questo periodo ci sono dei veli della nostra ignoranza, del nostro ignorare che stanno cadendo. Siamo più autentici, più vicini alla nostra anima. È proprio la fine di un mondo. Cioè non abbiamo più bisogno di crescere attraverso una dose di ignoranza. Quella dose di ignoranza, di non sapere, ci ha permesso di conoscere, di sperimentare una parte di noi lontana da Dio. Ci ha permesso di, di conoscere l'assenza di Dio. Forse l'ho già detto in altre dirette, io non so più che cosa ho detto, perdonatemi se ripeto, ma per conoscere, per riconoscere la sinfonia di Dio nella quale eravamo costantemente immersi, Abbiamo dovuto conoscere la sua assenza. Abbiamo dovuto conoscere le note stonate, il rock, non il rock and roll, il metal. Musiche orribili, no? Di coscienza. Abbiamo dovuto conoscere l'opposto della, della sinfonia di Dio per darle un valore: per dire, cavoli, questo, questo è il non Dio. Allora oggi posso riconoscere la verità posso riconoscere la vita in questo periodo storico abbiamo conosciuto tutto questo che cosa sta succedendo che una volta che l'anima conosce il lato opposto della vita automaticamente incomincia un percorso di ritorno a casa la famosa caduta dal paradiso no? siamo caduti per conoscere il bene e il male il Dio e il non Dio, la verità e la non verità. E come sapete, a me piace tanto, piace tanto osservare gli oggetti, i simboli, le azioni intorno a me, no? E i miei figli spesso mi chiedono di comprar loro le palline magiche, quelle palline che saltano in, continua, in continuazione, no? Che cosa fa quella pallina? Come la lanci? Come la tocca il suolo, immediatamente in un moto fisico ricomincia la sua salita. Così in basso, così in alto. Tutto ciò che osserviamo nel basso, nel piccolo, c'è anche nel grande. Che cosa sta succedendo? Che noi siamo caduti, abbiamo conosciuto l'opposto e automaticamente, come abbiamo toccato il fondo nel 2020, abbiamo intrapreso un percorso di ritorno a casa e in che modo noi siamo palline che cadono Come, tecnicamente com'è successa questa caduta che abbiamo indossato dei veli dei corpi dei veicoli che ci hanno dato l'illusione di essere separati dalla fonte, l'illusione di essere separati dalla vita. Ci hanno fatto dimenticare chi siamo facendoci id identificare con il nostro ego, con in questa parte di noi ignorante che ignora la vita, facendoci diventare il, con il contrario, non il contrario, però eh, un essere che ha dimenticato la sua divinità. Perché dovevamo sperimentare il suo opposto. Non so se, se, se è chiaro questo concetto, perché. Perché, per conoscere chi siamo, dobbiamo conoscere ciò che non siamo. Per conoscere il valore di una sinfonia, dobbiamo conoscerne il silenzio e così via. Abbiamo conosciuto l'opposto e immediatamente abbiamo intrapreso un percorso di rientro a casa. Questo, questo non è Chantal che lo dice. Sono leggi, leggi cosmiche, leggi animiche. È così. E nessuno, nessuno può, può cambiare questa cosa. E in che modo stiamo rientrando a casa così come abbiamo preso dei veli, questi veli iniziano a cadere. Allora, io ho mia cognata, che è straordinaria, mia cognata fino all'altro ieri era ciò che nel mondo spirituale defin definiamo una persona normale, normalissima, normalissima, cioè lei di spirito proprio ne ha mai, non ne ha mai voluto sapere niente, di spirito, ehm, di anima, con lei abbiamo solo parlato di casa, di shopping, di, di, eh, di cose normalissime, ma è da due o tre mesi senza nessun lavoro spirituale, senza nessuna meditazione, nulla. Lei ha fatto un cambiamento pazzesco dove quando mi parla non c'è più la personalità ma è l'anima che mi parla. Inizia a ricordarsi chi è, inizia a ricordarsi della sua missione, adesso vuole cambiare casa, ha messo in vendita tutto, vuole partire altrove, sa dove deve andare, sa cosa deve fare è sempre stata terrorizzata della lasciare la famiglia e i genitori e mi dice sì, Chantal: se sapessi che oggi i miei genitori devono partire che se ne vanno proprio sarei pronta cioè si è riconciliata con la morte ma sono cose che erano impossibili fino a due mesi fa eh? senza nessun miracolo senza... semplicemente vivendo questo periodo dei veli sono caduti e questo sta succedendo a tantissimi di noi, dove un velo che ci permetteva di conoscere l'assenza non serve più. Quindi attraverso delle prove iniziatiche che stiamo vivendo in questo periodo, anche il covid è una prova iniziatica. Vedremo che non è un caso questa, questa malattia. Attraverso delle prove iniziatiche, delle parti di noi stanno morendo perché non ci servono più. È come se stessimo abbandonando un corpo, che non è un corpo fisico. È una forma di noi, è un'idea che abbiamo di noi. E ci stiamo avvicinando di più alla nostra essenza, a chi siamo, a cosa siamo venuti a fare. E per rispondere alla tua domanda... Io oggi sono convinta con tutta me stessa che siamo venuti a costruire un mondo nuovo. Non ci sarà qualcuno che ce lo darà. No. Non ci sarà una quinta, sesta, decima dimensione che arriva e ci ritroveremo con gli esseri di luce beati. No. Il piombo è da trasformare perché il saper trasformare il piombo in oro è una caratteristica di Dio. E noi siamo venuti a imparare questo. Se ereditassimo un mondo nuovo, perfetto, già creato, non, questo non permetterebbe a in noi a far emergere le qualità che rendono la nostra scintilla divina uguale a Dio. L'incarnazione... È risvegliare nel concreto le virtù che fanno di noi un essere divino. Perché come un bambino, un bebè ha tutte le capacità di un essere adulto, ma ha bisogno di esperienze per svilupparle. Ha bisogno di crescere, di imparare a camminare, mangiare, pensare, di perdersi, ritrovarsi, cadere, rialzarsi, di costruire una famiglia, trovarsi un lavoro, una casa, per far sì che il bebè sia pari ai genitori. Idem per la nostra anima. Abbiamo intrapreso un percorso per risvegliare in noi dei talenti, delle qualità che fanno di noi figli di Dio. E se pensiamo a Dio, chi è? È colui che può creare la vita là dove non c'è. È colui che può portare luce là dove c'è buio, gioia dove c'è tristezza. È colui che può trasformare una materia inanimata in vita. Questo è quello che siamo venuti a far emergere da noi, dalle qualità che abbiamo, ma dobbiamo tirarle fuori, metterci alla prova. Tutto quello che sta succedendo non finirà magicamente. Ma finirà, sì, ma per merito nostro, per merito del nostro risveglio. Perché tutto questo ci sta servendo per ricordarci che non siamo degli esseri sottomessi. Ma sottomessi a cosa? Non a un governo. Sottomessi a una parte di noi che ignora. I governi oggi rappresentano quella parte di noi all'esterno. Sapete tutti, penso ormai lo sappiamo che il mondo esterno è una proiezione di chi siamo dentro. Allora, questi governi che cosa ci stanno mostrando di noi? Paura, menzogna, sottomissione. Stanno mostrando una parte di noi. Che ancora rifiuta l'evidenza, rifiuta la crescita, la crescita interiore. E oggi è il tempo. Oggi è il tempo e, e gioisco con voi di questo. È il tempo di costruire insieme una società nuova, da zero. La vecchia non ci vuole più bene e che vada quel paese. Chi la vuole? Io non voglio tornare indietro. Cioè, proprio. Io il vecchio mondo non lo voglio, basta, basta. E l'umanità che è incarnata oggi è proprio con lei, noi tutti, qui stasera, siamo coloro che siamo chiamati a costruire insieme qualcosa di nuovo. E quello che mi è stato mostrato di concreto in Egitto e in questi, in questi giorni è proprio quello che dobbiamo costruire società nuove, riunirci insieme, insieme riunirci e pensare a riscrivere l'umanità, a riscrivere eh, un modo nuovo di, 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 di pensarla questa umanità. Abbiamo la possibilità di ricominciare da zero. Io non so se vedete l'importanza e la bellezza di questa cosa, ricominciare da zero, da zero però consapevoli degli errori che abbiamo già fatto e non li rifaremo più. In che modo? Ricominciando da zero. Innanzitutto innanzitutto rivelando le menzogne. Perché tutta la nostra società si basa su una bugia. C'è stato detto che discendiamo dalle scimmie, c'è stato detto che siamo peccatori, peccatrici. E tutto questo è falso. Tutta la storia, tutta la storia che ci è stata raccontata, una buona parte, è una menzogna. Bisogna iniziare a raccontare ai nostri figli la verità del perché siamo in questo mondo, del perché siamo incarnati, che esiste un'anima e che siamo qui per portare la gioia, la bellezza nel mondo, non per guadagnare soldi, non per essere competitivi l'uno con l'altro, non per disprezzare le diversità, ma siamo qui per riunirci. E' questo è il nostro unico scopo, la nostra unica missione, e se qualcuno ce lo ricordasse già nell'infanzia, beh, vivremo una vita completamente diversa. Bisogna riscrivere il mondo. Per farlo, mi dispiace dirlo, siamo ancora in una fase di età animica che, se non ci danno qualche calcio nel, nel di dietro, non lo facciamo. Io veramente mi sono fatta questo discorso da sola. E lo, lo ripeto, cioè, Chantal. Se, eh, se non ci fosse questa situazione, veramente penseresti a fare qualcosa di nuovo? No, la risposta è no. Andrei avanti, andrei avanti. Questo calcio è benedetto perché ci permette di, di rimboccarci le maniche. Non possiamo più andare al cinema, bene. Perché non ne costruiamo uno noi insieme? Nuovo, nuovo. Non possiamo più eh, andare nei, nei negozi. Bene. Perché non ci inventiamo dei vestiti nuovi, più naturali, ecologici? Non possiamo più andare a scuola. Bene. 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 Ricreiamole queste scuole. Certo non possiamo più andare nei nostri ospedali, beh sono sicura, sono sicura che possiamo inventarli di, di nuovi e ci sono medici, persone pronte anche con, con l'economia, eh? perché si pensa sempre che il bene non abbia soldi, non è vera questa cosa, non è vero. Avremo tutte le risorse per costruire qualcosa di nuovo. Ma per far questo bisogna essere uniti, e ci sono persone chiamate a costruire qualcosa di nuovo che per farlo devono continuare a traghettare nel mondo vecchio. Se dobbiamo costruire città future, io lo, io lo vedo veramente, che dobbiamo costruire eh, città nuove, villaggi nuovi, servirà ancora l'aiuto degli strumenti del vecchio. Quindi ci sono persone che magari fanno scelte oggi per continuare a vivere nel mondo e penso che abbiate capito di che scelta, stanno, di che scelta parlo, no? Ma non lo fanno perché non sono sul giusto sentiero, sono cavolate queste, basta. Basta ridurre la luce ad una scelta esteriore. È gravissima questa cosa, ci stiamo dividendo tra di noi. Perché uno fa una scelta e uno ne fa un'altra. Allora vorrei ricordare una cosa questa sera: che prima di ingannarci, siamo tutte anime che vivono in mondi estremamente eh, consapevoli e concreti, e siamo tutti, ripeto, tutti allineati all'anima. Siamo fratelli. E c'è una sola cosa che desideriamo. È la, il, il compimento della nostra missione come anime per la nostra età animica. E sapete qual è la nostra unica missione in quanto anime? Qual è la cosa che la nostra anima desidera di più? Tutte le nostre anime? è portare tutta la sua luce, tutta la sua consapevolezza, tutto il suo risveglio qui nel corpo fisico. È portare la consapevolezza di quarta, di quinta, di sesta, di settima dimensione qui nella materia, nel corpo. Quindi ognuno di noi, tutti noi, stiamo facendo delle scelte al servizio di questo perché è scritto nel nostro piano di incarnazione prima di nascere. Allora pensiamo di essere separati, pensiamo che qualcuno, questo qua, si sbaglia, che delusione, si è fatto il vi, che delusione. Ma cosa ne sappiamo del disegno della sua vita? Io ho fiducia, ho fiducia in tutti noi in tutti noi, perché mi ricordo e lo vivo quotidianamente, quando siamo lì prima di nascere, lo sguardo che abbiamo, la testa che abbiamo che, e che cosa progettiamo di fare sulla Terra. Tutti, non c'è una persona, anche la più buia, vi assicuro, non c'è una persona che non voglia la sua evoluzione. Perché quando siamo anime siamo un'unica cosa con la vita. E la vita è crescita, è espansione della luce. Allora non dimentichiamoci che l'altro, che ha fatto una scelta diversa dalla nostra, è un fratello consapevole che sa quello che sta facendo. Anche se magari la sua personalità no. La nostra personalità ignora. 95% dei perché dell'anima, delle scelte dell'anima. Noi non siamo nessuno, nessuno, non siamo nessuno per poter giudicare se la scelta dell'altro è giusta o sbagliata. Io sono convinta, lo so, che stiamo tutti andando verso una direzione, che è un'umanità nuova. L'umanità oggi sta veramente uscendo da ciò che chiamiamo la terza dimensione. La terza dimensione, eh, io no, ecco, non so, non so se ne ho già parlato, non so se lo sapete, ma l'umanità come, eh, come scuola animica viene a sviluppare sette qualità di Dio. Sette eh, virtù, ehm, sette potenzialità che rendono Dio Dio. Queste, queste sette potenze corrispondono anche ai nostri sette chakra, sette giorni della settimana, sette note musicali. Cioè, tutta la nostra dimensione si basa su queste sette potenze. L'umanità nel piccolo, possiede in sé queste sette virtù ed è chiamato a un livello animico a sperimentare queste sette dimensioni di, vi, di Dio in cicli lunghissimi di incarnazione. Per ora, come età animica, come anime, stiamo, stiamo sperimentando la terza virtù di Dio, il suo terzo fuoco. Lo stiamo sperimentando, l'abbiamo sperimentando e ne stiamo uscendo. Qual è questo terzo fuoco che rende Dio Dio? È la conoscenza del nostro potere. Il terzo, che il terzo chakra, è la potenza, è il nostro fuoco. Questo fuoco può distruggere, questo fuoco fu può fare del male, ma questo fuoco può anche creare. È, quella, è quella, quel movimento, quella potenza interiore che ci fa dire sono qui e mi esprimo nel mondo. Ci sono. È l'adolescente che dice ai genitori adesso basta. Io, io inizio a scegliere per la mia vita. L'umanità... Ha fatto questa conoscenza di dire io oggi mamma e papà lassù, Dio, vita, scelgo per conto mio. Abbiamo iniziato ad individualizzarci. Perché finché siamo nelle gonne o nelle braccia della mamma e del papà, sono loro che fanno tutto e noi siamo scintille divine carinissime, ma non creiamo, non, non, non manifestiamo la divinità che è in noi. Quindi l'umanità negli ultimi secoli, millenni, ha dovuto, come un figlio, conoscere il suo potenziale, la sua potenza e infatti con che cosa siamo confrontati col potere. C'è chi abusa del suo potere, c'è chi viene sottomesso dal potere, ma siamo comunque confrontati con questa tematica. C'è chi deve imparare... A non più sottomettere gli altri, ma c'è chi deve imparare a non più essere sottomesso e ad avere il coraggio di dire: Io scelgo della mia vita. E per fare questa scelta di coraggio, o per smettere di abusare del potere, lo sai, Luca, qual è? La grande iniziazione per uscire dal potere, qual è? È non aver più paura della morte, avere paura perché il potere disarmonico nasce dalla paura. Mi lascio sottomettere perché ho paura di sollevarmi, sottometto perché ho paura di quelli che potrebbero sollevarsi. È la paura, paura di morire, paura di non aver da mangiare. La paura paura di non esistere, paura che tutto finisca. È la paura. L'umanità è chiamata oggi a fare un ulteriore processo. La scuola del, della terza dimensione è finita, finita per molti. Dobbiamo passare alla scuola della quarta dimensione. La scuola della quarta dimensione è imparare a mettere il cuore davanti a, a tutte le nostre scelte, è dedicare la nostra vita al cuore. È una tappa che l'umanità deve fare nella sua evoluzione per diventare un'umanità di quinta dimensione, di sesta. Il cuore prima di tutto. Ma per mettere il cuore prima di tutto, non dobbiamo avere più paura. Non dobbiamo più aver paura per noi stessi, per gli altri, per il cibo, per la sopravvivenza. E che cosa ci propone la vita come iniziazione per entrare in questa scuola? Un virus e un antidoto ci fanno paura tutti e due. Chi fa paura uno, chi fa paura l'altro? Paura del, per il nostro corpo. L'iniziazione oggi... È quella di dire: prima di tutto scelgo il cuore, scelgo la fiducia, la fede per la vita. È il figlio, l'adolescente che dice: inizio a fidarmi dei genitori, inizio a fidarmi. È la scuola del, della quarta dimensione. Tutto quello che sta succedendo ci sta permettendo di liberarci dalla paura, ma di ogni tipo, eh? non solo fisica. Paura di perdere la casa, paura di perdere il lavoro, paura di perdere eh, gli amici, i compagni. Molte coppie si stanno separando in questo periodo a causa delle, delle scelte diverse. Continuare a vivere nella paura ci rende degli uomini piccoli che non esprimono la loro potenza. Mio figlio mi ha detto buonanotte. La qua dimensione che ha le porte che è iniziata in questi mesi è una, una, una dimensione che vedrà una società libera. Ma non libera fisicamente, non ce ne importa nulla del fisico, basta dare così tanto valore a questo involucro. È la libertà del nostro essere. Allora ci lamentiamo tanto dei limiti esterni, siamo arrabbiatissimi con i governi. Ma quante scelte facciamo quotidiane che lasciano libera l'anima di esprimersi? Che cavoli, mi emoziono, mi emoziono. Perché ci arrabbiamo tanto per la libertà del nostro corpo, ma per la libertà della nostra anima. Quello. Lasciarla libera di esprimersi, fare scelte coraggiose, scelte che ci rendono liberi di essere chi siamo. Io sono questo. Sono questo. No, siamo ancora lontani. E quindi ancora all'esterno c'è qualcuno che ce lo ricorda che siamo lontani. Allora, per rispondere alla tua domanda, eh, come vedo il futuro? Innanzitutto vedo un futuro dove l'umanità ha voglia di essere libera. Libera dentro, libera, libera di essere se stessa, ecco. Per entrare nel mondo nuovo bisogna avere il coraggio di essere liberi, di essere se stessi. Vedo collaborazioni, vedo persone unirsi in cose semplici, vedo la semplicità. Vedo la semplicità e, e vedo veramente tantissimo eh, l'emergenza, ma proprio nei prossimi mesi, anni, di, di, di società nuove, società nuove che non si baseranno più sul consumo, sul potere, sul primeggiare, sull'ego, società che si baseranno veramente sul, sul vivere nella gioia. Ecco, se ora la nostra società mette in avanti i soldi, l'avidità, il potere e il successo. Del, del nos, della nostra personalità saranno società che si baseranno sulla gioia dell'essere umano che non è l'essere felici sono due cose diverse la gioia è uno stato d'essere interiore società che eh, non faranno nessuna scelta che andrà a nuocere gli altri o la natura società ecologiche biologiche società che, che collaboreranno con la madre terra, società che mettono davanti il cuore, che non riescono più a nuocere. Questo è ciò che dovremo imparare nei vari, nelle varie incarnazioni future. Dobbiamo iniziare a creare, a portare sulla terra la quarta dimensione. Le società di quinta dimensione saranno società che creeranno col pensiero. Oggi non abbiamo ancora la coscienza tale per padroneggiare il pensiero a tal punto da poter creare senza il bisogno della materia fisica. Non ci siamo. L'umanità non è pronta a questa dimensione. Ma possiamo iniziare, sempre con la materia che abbiamo, a costruire società col cuore che alzeranno sempre di più la loro vibrazione. Quando avremo padroneggiato il cuore a tal punto da metterlo davanti a qualsiasi cosa, costi quel che costi, costi anche la nostra vita, il cuore, l'anima prima di tutto, allora saremo pronti ad andare in una quinta dimensione che ci insegnerà a padroneggiare il nostro pensiero. ci aspetta un futuro e non lo dico per dire belle parole perché chi mi conosce lo sa non me ne importa nulla di dire belle parole per far sì che dicano quanto è carina Shantar proprio non me ne importa nulla lo dico perché è, è quello che sta avvenendo siamo, siamo pronti e ho visto anche proprio dei segni animici di, 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 di incontri di anime che si ritrovano famiglie di anime ci, ci stiamo riconoscendo, iniziamo a vedere l'anima nell'altro, ma anche le vite passate. Fino a qualche mese fa, le vite passate degli altri ci volevano chissà quale chiaroveggenza, ora ci si guarda e ci, ci si dice: Ma certo, ti riconosco. Ma sei tu, sei tu, siamo ancora noi. C'è cioè, un velo che se n'è andato finalmente. Si può vivere un po' di più. Il paradiso in terra, non nella forma, chi se ne frega del vecchio mondo, di cosa succede nella società, nella televisione. Non guardatele quelle cose, è finito quel mondo. Non, non è più nostro, magari è ancora di molte anime, ma non è più il nostro. Chi se ne frega? Lo so che ci stiamo vivendo ancora, anch'io, ma interiormente non me ne occupo né me ne preoccupo. Ma molti di noi iniziano a ritrovarsi, a riconoscerci, riconoscersi, cosa che fino a qualche momento fa non si poteva fare, ma si poteva vivere in altre dimensioni. In altre dimensioni ci si riconosce. Fino a qualche mese fa in terra la maggior parte non ci riusciva. Da mesi ho una marea di persone che mi guardano, si guardano, ma certo sei tu. Ti vedo, mi ricordo, ma abbiamo fatto questo, ma ci, ma siamo, ci siamo incarnati insieme per fare questo. Ma mi ha cognata. Mi ha cognata che fino all'altro ieri, a parte andare da McDonald's a bere la Coca Cola, vi assicuro, non faceva quasi altro. Eh. Oggi mi guarda e mi dice: Ma Chantal, ma cavoli, mi ricordo, so, so chi sono, cosa sono venuta a fare, delle cose incredibili. Questo è il segno, questo è il segno. Che qualcosa sta avvenendo ovvio che non avviene in un mese. Chi mi dice Chantal, ad aprile è tutto finito, ma dobbiamo iniziare a riorganizzarsi, certo, <ride> grazie per la tua risposta estremamente chiara. Eh, è voglio lunga, aggiungere... è <ride> Assolutamente, volevo aggiungere solo una, una, una cosa, no, tu hai parlato proprio della paura, io dico no, alle persone che vengono da me, oltre alla paura c'è la libertà, quindi bisogna proprio avere il coraggio di affrontarla, quella paura, tanto cosa può accadere? Mm? Mm. Eh sì. cosa pu io dico sempre, al massimo si muore, esatto. <ride> cioè siamo già morti così tante volte che... E questo non stiamo vivendo per la salvezza del corpo fisico, stiamo vivendo per la salvezza dell'anima. Eh, no, ma veramente dovremmo scriverlo sui muri per non dimenticarcelo. Sono d'accordo con te. Yeah. Ascolta, mi collego sempre, visto che c'è questa visione no, del futuro, perché comunque le persone... Che ci hanno scritto in questi mesi, chiaramente hanno proprio bisogno e necessità anche di conoscere una tua visione. Non perché tu sia un oracolo, chiaramente ci mancherebbe, ma perché molte persone insomma si fidano anche delle tue parole, trovano coraggio, no? Rispetto a quello che dici, il tuo modo di manifestare così tanta verità, così tanto amore, no? attraverso la tua semplicità. Ed è questo, secondo me, che è davvero, che è davvero potente, ed è, ed è proprio questo che serve oggi più che mai. Quindi si parla no, molto di un futuro catastrofico, eh, di queste cose che vengono inoculate che staccano l'anima, eh, disastri naturali, soprattutto nel mondo della spiritualità si sente parlare di questo. Io sinceramente, insomma, ne leggo diversi di, di post e sento anche diverse persone parlarne. E tu come la vedi invece, Chantal, questa cosa? Allora. Io penso che ognuno abbia un compito, no? La terra ehm, e per, per creare un progetto, per esempio, no? Per continuare a parlare di città, per, ehm, per parlare di, della costruzione di città ci vogliono gli architetti, eh, ci vogliono i muratori, ci vogliono gli artigiani, i coltivatori, ci, ci vogliono tantissime persone. Ehm, tantissimi ruoli diversi per creare qualcosa. Ehm, quindi io rispetto tantissimo chi ehm, ha come compito quello di predire il futuro. Non è il mio compito, cioè io proprio non ce l'ho come dote, ehm, a volte lo vedo, ma il futuro cambia in continuazione in base alle nostre scelte, non c'è un futuro già... Ehm, stabilito in partenza eh, quindi io non, 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 non mi preoccupo né mi occupo di cosa succederà nel futuro perché sinceramente Luca non mi interessa non mi interessa nulla di che cosa ci sarà in futuro perché chi è che si preoccupa o ha così tanto paura del futuro? È sempre la nostra paura. Chi è che ha paura di morire in un'apocalisse? L'anima o il nostro ego? È, è sempre lì, è sempre lì. A che livello scegliamo di vivere? Perché se scegliamo di vivere ai piani bassi, con l'ego, saremo terrorizzati in questo periodo. Vedremo tutto che va storto, mille problemi, paure di qua, chissà cosa succede e vedremo solo ca le catastrofi. Allora ringrazio chi, 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 chi proprio insulta, cioè, grazie Gianni di esserci perché senza, senza, senza te non potrei andare avanti. No. Ehm, chi, invece, chi invece vive a livello dell'anima non teme che cosa sarà il futuro perché qualsiasi cosa succederà al corpo fisico qualsiasi cosa succederà al corpo fisico non succederà all'anima l'anima non se ne occupa ogni cosa che qualsiasi cosa che succederà sarà al servizio di una crescita animica quindi che ci saranno catastrofi o no. Lo scopo è non aver paura. Allora, penso che sia un periodo dove bisogna davvero saper filtrare le cose. È un, pe è un periodo che è il caos più totale perché ci insegna a riconoscere il timone del cuore nelle cose, sia in noi, che negli altri, che nelle notizie, nelle informazioni, perché è il timone che ci serve nella quarta dimensione. Un messaggio di luce non potrà mai generare paura. Ripeto, un messaggio che viene dalla luce non potrà mai generare paura. Lo sapete perché? Perché per gli esseri di luce non è importante avvisare per la salvezza del corpo fisico. Gli esseri di luce ci tengono a che noi entriamo in una vibrazione più alta, in uno stato di, di, di emozioni, di cuore più alto, di gioia, perché è, quello, è quella la nostra dimensione. La nostra dimensione è innalzare e evolvere il nostro stato di coscienza. Quindi non si permetterebbero mai di passare dei messaggi che ci fanno cadere di coscienza e che ci riportano nell'ego, nella paura e nella sottomissione. Sono messaggi che non devono nemmeno entrare. Cosa succederà in futuro? Succederà, ne abbiamo già passate tante. Abbiamo, abbiamo vissuto anche la caduta di Atlantide, cioè, voglio dire, di catastrofi, ne abbiamo già sul gruppino, non so se si dice. Ma, <ride> ne abbiamo già un po' sulle spalle di catastrofi, di morti, di guerre, di uccisioni. Non ve le ricordate? Non vi ricordate tutto quello che abbiamo già fatto? Dico sempre, alle 22 è l'ora che arrivano i cervi, e sono puntualissimi, non so perché, alle 22 arrivano i cervi sul terreno e lui li sente. Ne abbiamo già fatte tante, tantissime. Quindi i messaggi oggi che arrivano veramente dall'assù, non è per dire state attenti al vostro corpo fisico? No. Ragazzi, approfittate di questa occasione per finalmente rimanere dritti dentro. Non abbiate paura, non abbiate fede, non vacillate. Anche nel lasciare il corpo fisico, siate anima, siate il cuore. Perché una virtù di Dio, una virtù di un essere di luce è non vacillare mai. Avete mai visto un essere di luce aver paura di morire? Costi quel che costi rimane nella sua regalità, nella sua dignità di anima. Allora io non aderisco e non voglio sapere nulla di questi messaggi catastrofici. Mi dicono Chantal ma che senso ha che i figli nascano avere dei figli in questo periodo, con tutto quello che sta succedendo. Ma io sono contentissima che, che, di avere dei figli in questo periodo, contentissima, perché stanno vedendo tutta la vecchia società e, e sanno che cosa non dovranno fare. Carichi dell'ingiustizia, del disgusto anche, di emozioni forti per quello che sta succedendo, questi va che non si faranno sottomettere. <ride> questi quando loro... Loro avranno posizioni dove potranno creare? Beh, ci mettono a posto tutti. E se ci saranno catastrofi? Beh, ce ne andremo tutti insieme, sono sicura, verso una dimensione più vicina al cuore. Lasciamo un corpo ed entriamo nella quarta dimensione dove dovremo comunque costruire un mondo nuovo insieme. Qualsiasi cosa succederà, quello è il nostro destino. Allora, capisco che oggi sia un periodo difficoltoso, lo è per tutti, lo è per tutti, ma è un periodo che ci sta spingendo a riposizionarci, non sulla base però della paura, non dobbiamo fare scelte per paura di quello che sta succedendo, di quello che succederà. Prendiamo scelte per dire basta, questo non mi ricorrisponde più. Stop, che questa umanità vada dove deve andare, io scelgo qualcos'altro. Quindi benvenga che perdiamo il lavoro, adesso me ne vorrete, benvenga, perché quel lavoro lo stavamo facendo per sopravvivere, per paura di non arrivare alla fine del mese. E la vita ci dice, abbiate fede, oggi potete... C'è sul pianeta Terra una vibrazione che vi consente di fare il lavoro che non chiamate, che siete. Voi tutti, ci dice la vita, siete un talento. Contribuite con una caratteristica alla costruzione di un mondo nuovo. Fate ciò che siete. Andate a vivere dove la vostra anima gioisce. Se lì dove siete non provate gioia, non state scegliendo l'anima, ci dice la vita. Se in quella relazione non c'è più gioia, andate, andate a cercarla questa gioia. Non perché è brutto quella casa, quel lavoro, ma perché dobbiamo concederci di essere anima. E l'anima è gioia. Se non c'è gioia... Non stiamo scegliendo l'anima. È facilissimo, è facilissimo. Se in una situazione non si prova più gioia, allora è il tempo di cambiarla. E la vita è, è cambiamento costante. La vita, in ogni microsecondo, lei muore a come era un istante prima e si ricrea, si reinventa. E noi siamo lei. Ogni secondo dovremmo reinventarci. Morire a chi credevamo essere, via di nuovo, cambio tutto, abbraccio cose nuove, idee nuove di me, lavori nuovi, case nuove, relazioni nuove. Perché dove non c'è più gioia vuol dire che non ci stiamo più nutrendo, non c'è più nut nutrimento per l'anima, l'anima si annoia perché se non c'è nutrimento non c'è crescita per lei. E lei è qui per crescere, per aumentare la, la sua bellezza. Ed è questo, sono i tempi, sono i tempi che ci smettono le spalle al muro e ci dicono, ma cosa stai scegliendo? La paura o l'anima, la gioia? E saranno mesi, anni di scelte coraggiose, ma fatte col cuore. Dove, dove ci concediamo di essere liberi, ma concediamo di essere liberi anche agli altri. Che meraviglia. È così, Luca, non, non so se è una meraviglia, è così. È così, è sì, tempo. Per... Alla fine, vedi, la vita ci sta chiedendo comunque di andare oltre le nostre paure, oltre la personalità, oltre quello che ci hanno voluto far credere di essere per moltissimo tempo. È un processo iniziatico e questo famoso Covid è proprio il battesimo, il battesimo di fuoco. Allora, se posso aprire una parentesi ehm, sul Covid, penso sia interessante un attimo capire meglio questa problematica fisica che esiste, no? Ehm, quindi sono due anni che ci confrontiamo con questa tematica e è la prima volta, forse l'avevo già detto, è la prima volta che ehm, da un punto di vista energetico mi rendo conto che una malattia fisica non è fisica. Cioè, questo famoso Covid non è una problematica fisica. Come dicevo mesi fa, stiamo traghettando, Pianeta Terra ha iniziato un percorso di movimento dove stiamo attraversando in questi giorni ciò che chiamiamo il mondo astrale, una dimensione che in genere attraversiamo quando. Passiamo nell'aldilà. E mi, mi, mi sono spesso chiesta che cosa comporta questo cambio di DD, questo, questo spostarsi in questa dimensione astrale. Beh, che le malattie non sono più fisiche, sono di origine astrale. Ci aspettano anni e forse incarnazioni, dove non dobbiamo più crescere attraverso delle problematiche che nascono e si generano nel fisico, ma che si generano nel nostro corpo emotivo. Nell'astralità nell siamo venuti per padroneggiare questo strumento che è il mondo astrale e ehm, il, questo famoso Covid. Non è una problematica che nasce nel fisico, per questo ehm, in, 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 in ogni persona da sintomi spesso molto diversi, perché la sua origine è astrale, è un'entità, il Covid, è un'entità. E ehm, sto seguendo tantissime persone, o almeno, almeno al giorno. Eh, 5 o 6 persone che mi contattano per, perché qualcuno è stato ricoverato che ha preso il covid quindi cioè, sono giorni e giorni di esperienze e ho notato questa entità che non è il male non esiste il male dipende come noi, come noi lo vediamo come noi lo interpretiamo è un'entità un che entra noi quindi ci ammaliamo solo quando entra proprio ci attraversa e lì iniziamo a diventare positivi no entra attraverso quali porte ancora i nostri punti deboli dove noi ancora vacilliamo di amore dove noi manchiamo ancora di amore verso noi stessi, verso gli altri, la vita, le nostre paure. Entra da quelle porte, ma non per indebolirci. Entra da quelle porte per me mettere in evidenza le nostre mancanze. Ci rafforza. Certo. Se abbiamo la consapevolezza di che cos'è questa quest entità, sappiamo anche che lavoro fare interiore. Per chi non ha questa consapevolezza, ovvio che si becca qualcosa che non sa in un primo momento guarire, se, se vogliamo capirci, perché eh, a un livello energetico, ad esempio, ehm, per, eh, per lavorare. Sul Covid non si fanno i classici trattamenti al corpo energetico, ma si pratica una sorta di esorcismo. Nel senso, l'esorcismo non è solo dal male, non è il film che vediamo alla televisione. Essere esorcizzati è che il nostro corpo doloroso, il nostro male possa finalmente venire alla luce ed essere trasformato. L'esorcismo funziona quando si amplifica la luce, amplificando la luce, non trova più il suo habitat ideale là dentro perché la luce gli fa male ed esce. Questo è l'esorcismo, è l'amplificazione della luce per far sì ehm, che questa entità possa andarsene da noi amplificando la nostra luce, come andando a guarire le ferite che questo Covid amplifica, le nostre mancanze. E tantissime persone che ho, che ho sentito, che hanno avuto questa esperienza, seppur nel dolore fisico, ne sono uscite tantissime, non dico tutte, ma trasformate non sono più le stesse. È proprio morta una parte della personalità. Allora vedete anche qui come qualcosa di negativo possa essere visto da un altro punto di vista. Cioè la vita attraverso questa prova che non ci interessa da, dove, da, da che origine ha il Covid, è stato inventato, creato, non ce ne importa nulla. Non ce ne importa nulla. Le forze del male hanno il loro perché. Quello che ci importa, quello che la vita ci sta dicendo è basta, basta con, con questa mancanza d'amore. Basta. Siate più forti, state in asse, forti nella vostra luce. Allora che non mi si venga a dire nel mondo, nel mondo spirituale hai preso il Covid, allora vuol dire che hai vibrazioni basse, vuol dire che... No, anche il più grande iniziato poteva prenderlo, non è vero. Dipende che iniziazione dobbiamo vivere. C'è chi come iniziazione non prenderlo, c'è chi come iniziazione lo deve prendere perché tutti noi abbiamo ancora un punto debole da mettere in luce. Qualcosa da non da spazzar via, ma da da trasformare e a un livello astrale tutto ciò che sta succedendo a questo come missione rafforzare l'umanità nella sua luce come andando a guarire ancora le mancanze d'amore non ci tenevo a dirlo ci tenevo non fa una, non fa una piega non fa una piega ed è credo molto importante perché effettivamente ci sono persone sanissime, eh, super sportive, alimentazione perfetta, integrazione perfetta, vitamina C, D, qua, e però si ammalano. Mm, sì. Sì, è, proprio sì, non è... è proprio una dimensione energetica. Mm. Sì, sì, ma proprio la vedo, è un'energia, un un'entità che viene, che ti attraversa. E ci ho, parlato, eh? ci ho parlato, ci ho parlato e non è qualcosa di negativo, è qualcosa che ha come missione questo di, di rafforzarci, ma mettendo in luce ancora là dove dobbiamo, dobbiamo renderci forti. Allora, certo che se viviamo questo nello sconforto, ci sono persone che mi hanno detto: Ma Chantal, ma cos'è che ho ancora da lavorare? Non sono abbastanza nella luce perché ho preso il Covid no, non è questo anch'io anch sono stata positiva dovevo partire in viaggio ho fatto il test ero positiva ehm, anch'io e me lo sono vista mi sono guardata dentro e, e ne sono uscita cambiata quindi che, che sia benedetto ogni cosa che ci fa crescere seppur attraverso la sofferenza ma che possa essere benedetta perché non c'è nulla che può che può sottomettere l'anima, ci tengo a dirlo questo. Sottometterla se noi glielo permettiamo. Se diamo potere a ciò che noi definiamo male, ma il male non esiste. Il male è al nostro servizio. Io dico sempre che il male è bene. Sì, non lo sapranno loro, ma è al nostro servizio. Quindi, ogni cosa che ci succede nella vita, Dipende da noi, da come la viviamo, se è male o se è bene. Dipende solo dal nostro sguardo. Ed è lì che gli togliamo potere. È il nostro sguardo, la nostra attitudine, il nostro modo di vivere la vita che può togliere potere a ciò che noi definiamo male. Io benedico il male perché mi permette di essere una donna migliore, un'anima migliore. Che sia benedetto ogni giorno e che possa confrontarmi con, con questo male fino a quando non sarò completamente luce. Sì, perché mi, mi mostra la mia forza, la mia grandezza. E non so voi, ma io scelgo per me la vita: è questo. È solo questo: è far sì che la mia anima possa essere degna e dritta in ogni istante in ogni situazione grazie perché era secondo me molto importante è bello poi leggere tutti i commenti che siamo in tantissimi questa sera chantal quindi è davvero siamo siamo in tanti e si sente proprio questa questa energia quindi... mm. Davvero molto bello questo incontro questa sera. Ringrazio chiaramente te, ma ringrazio tutti coloro che sono qua con noi. Grazie Luca. E a proposito, Chantal, visto che abbiamo parlato di questa entità, eh, mi piacerebbe che tu, se ne hai voglia, se te la senti, eh, potessi parlarci un po' più di queste così, cosiddette forze anticoscienza. Uff domandina no così, così leggera dopo un'ora mm. e un quarto i nostri cari amici li vogliamo tanto bene vero cosa vuoi che dica di loro eh, sono degli esseri che mi vedo mi vedo gigantesca eh, sono degli esseri che sono arrabbiati con la loro madre, che è la vita. Queste sono le forze anticoscienza. Sono delle, degli esseri che, in un certo momento della storia della loro anima, eh, è come se si fossero sentiti traditi. Almeno alcuni di loro l'ho visto così. Eh, pensate, no? A una nostra vita passata, un, a un episodio della nostra vita può succedere dove, per esempio, non so, perdiamo una persona amata, un essere caro, un figlio. Allora c'è chi da quella morte eh, può dire: Ok, eh, è la vita che l'ha scelto, che sia fatta la, la sua volontà va tutto bene. Oppure qualcuno può dire: Perché vita mi hai fatto questo? Perché non mi ami? Non, e poi iniziare ad arrabbiarsi nei confronti dell'esistenza, a dirle ok, ok, tu che dovresti essere la madre in realtà mi fai così tanto soffrire, ti faccio vedere io, ti faccio vedere io che posso pensare a me stesso e posso salvare, creare o togliere la vita a mio piacere te lo dimostro, perché tutto nasce da un amore. Il più grande odio nasce da un amore. Il più grande odio nasce da una ferita, un tradimento. Eh, perché c'è un bambino che nasce nell'odio. Abbiamo mai visto un bambino che nasce con l'odio? No. no. Arriva... Crescendo, perché ci sono state delle situazioni che l'hanno fatto soffrire. Aveva un'aspettativa di amore che non ha ricevuto. Ed è lì che inizia a cambiare la sua indole, o meglio, a mascherarla. Perché in fondo, buono è. Quindi, anche queste, queste forze anticoscienza non bisogna dimenticarsi che, chissà, chissà quante migliaia di vite fa, forse. Eh, si aspettavano di essere amate e non sono state amate come loro volevano. Non hanno accettato la sofferenza che la madre offriva loro per crescere. Quindi oggi che cosa vogliono fare? Un po' come un po' i nostri adolescenti, no? Tutti belli fighi, vogliono dire ai genitori, vi dimostro che io posso fare eh, come voi. Mamma, papà, no, anche io adolescente, no? sono partita di casa presto, e ho detto ai miei faccio da sola, 15 anni, una bimba. Eh? Eh. Pensavo di potercela fare come loro, ma non avevo la maturità di un adulto. Quindi anche questi esseri sono in lotta con i loro genitori superiori per dire no, no, io non ho bisogno del tuo potere, la vita, io posso farcela da solo io. L'io, le forze dell'anticoscienza sono al servizio dell'io. Occhio. Perché ogni volta ci separiamo dall'altro e puntiamo il dito, non siamo più nella luce, ma siamo in piccolo, uguale alle forze dell'anticoscienza. Sono al servizio dell'io. Io posso, io voglio, io ti dimostro, io ho la verità, io ho ragione. Ed è questo, è una loro lotta con la vita dove vogliono dimostrarle che anche loro possono essere Dio. Solo che Dio è al servizio della coscienza, dell'apertura di cuore, della natura, della bellezza. Loro che rinnegano la vita cercano di riprodurla, di, rip di riprodurla in una forma artificiale. Ti do io. Qualcosa che può guarirti, tu non puoi con la tua coscienza, la tua salute, il tuo sistema immunitario. Ti do io qualcosa che sostituisce la mamma, la madre. Con che cosa? Un liquido. La mamma, qual è il simbolo della mamma? È colei che dà un liquido, un sistema immunitario sano, un'informazione. E loro cosa dicono? No, te lo sostituiamo la mamma. E lo stanno facendo in tantissime cose. Sostituiamola e la rimpiazziamo con qualcosa di artificiale, anche adesso, no? Il famoso eh, green pass. Che cosa ci sta chiedendo la vita? Quarto chakra. Il colore del quarto chakra è il verde. Ci dice per essere liberi animicamente. Scegliete il cuore. Per far sì che tutte le porte vi siano aperte della nuova dimensione, scegliete il cuore. Senza il cuore non ci arriverete, le porte non si aprono, perché nelle dimensioni, le dimensioni funzionano che il, il fuori è lo specchio del dentro. La madre, la vita ci dice, mi raccomando, eh, scegliete il cuore, il vostro timone, sennò le, le porte non si aprono, è un pass. Le dimensioni hanno dei pass, o oh sì, che corrispondono a chi siamo dentro. La dimensione del cuore, se non siamo nel cuore, non si apre. E che cosa ci dicono? Livello diverso, ci sostituiscono la vita e ci dicono la stessa cosa. Perché sanno che la nostra anima sa che cosa deve fare. Sa che la nostra anima sarà chiamata dei simboli. È già preparata la nostra anima simbolicamente a quello che sta succedendo e sa che deve scegliere il verde, il cuore, per poter essere libera. Lo sa già. E loro come ingannano la nostra anima? Dicendole, certo che te lo do il pass, anima mia. Il pass verde, certo che te lo do, così sei libera. E l'anima? L'anima, la personalità ci casca per un attimo, perché si ricorda nel suo inconscio che deve scegliere il pass verde per essere libera. E per un breve periodo sceglierà quello fasullo, perché ad un certo punto si ricorderà che non era quella la libertà che sapeva che doveva ottenere. Quindi abbandonerà quello fasullo e si ricorderà di quello vero. Quindi sono queste le forze anticoscienza, sono dei bimbi. Che fanno i capricci, che vogliono dimestrare alla mamma, che possono farcela senza di lei. Ma il potere di Dio comprende anche loro. Non c'è nulla che possa separarsi da Dio. Allora, che non mi si venga a dire che il loro liquido, creato il laboratorio, possa scollegarci dalla nostra anima. Io vi chiedo da stasera di non pensare più a una cosa simile. Come può? Qualcosa di artificiale, di materiale, di terreno, di umano. Agire così tanto con l'assoluto, con ciò che vi è di più potente. Non hanno questo potere, ce l'hanno se noi crediamo a queste cose. che poi a un livello fisico, io non so, non sono un medico, quindi non, non so un livello fisico, lì è un'altra scelta di rispettare il proprio corpo, di fare le proprie scelte, questa è un'altra scelta, sto parlando da un punto di vista animico, sono balle, sono balle, certo loro ci provano, non so, ma non è... sono balle, quindi scegliamo il passo giusto. <ride> dire questo Scegliamo il pass giusto e, e avanti, tutta cioè, per me, è proprio per me hanno già finito. Non è per me, è già tutto finito. Tutto questo, ma non, non dico che è tutto finito nel, nel, nella materia che torniamo come prima, no, non dico questo, ma è, è già finita la loro storia. Hanno già perso, hanno già perso dal principio. Cioè non, è, non possono vincere. Perché non si può fermare l'evoluzione. È come, come dire all'universo di spegnersi, a Dio di non esistere più, di... non possono vincere. Allora approfittiamone per prendere le onde che loro stanno creando, per sorfarle e per andare ancora più lontano. Piuttosto di: dire, oh mamma mia, hanno creato grandi onde, anneghiamo. Beh, no, diciamo grazie che le avete create così. Andiamo ancora più veloci e più lontani. Ed è così che, che, che li mettiamo noi la banana a loro perché, perché non, non possono crearci ostacoli, ma solo strumenti, trampolini che ci fanno saltare ancora più in alto. Dipende sempre dal nostro atteggiamento. È solo quello che cambia le cose, come noi approfittiamo di quella situazione. Per vederne la bellezza per l'anima. Anche la situazione più brutta e dolorosa nasconde una bellezza che ci fa, che ci permette proprio di, di, di spalancare le ali di volare, e questa che è mondiale. Pensate, le ali che stiamo creando, immense. immense. Noi tutti oggi, chi è incarnato oggi, sta creando, creerà le società e il mondo della risalita. Da oggi il mondo non sarà più come prima. Iniziamo a piccoli passi, adesso sono semi quasi invisibili, sono semi sottoterra che non vediamo, vedremo il loro sbocciare tra, tra poco, ma noi siamo i pionieri della risalita. Metteremo i semi di società sempre più evolute, sempre più vicine al cuore, sempre più animiche, sempre più di esseri di luce. Siamo noi. Cioè, non so se vi rendete conto, la responsabilità, il privilegio. Non so trasmettervi l'emozione che ho, la grandiosità del compito che tutti noi insieme abbiamo da creare. Non è una persona che può farlo, ma siamo tutti, tante persone. Dobbiamo mettere i semi per tutti, tutti i millenni futuri. E, e per, far che, per far sì che questo avvenga, la caduta deve finire e il motore si inverte per la risalita. Quindi a un momento dove, cioè se fino ad ora la vita è andata, diciamo, nel processo di caduta, ora tutto si ribalta perché bisogna risalire. Quindi le società, se prima erano basate... Inconsciamente sulla discesa al perdere la propria umanità, adesso bisogna ricostruire tutto da zero per creare un mondo che vada verso la risalita. Ovvio che c'è un momento di stacco tra, le, tra, tra i due movimenti che crea confusione, però almeno è importante sapere che stiamo andando. Eccoci qua. <ride> Grazie Chantal. Parole davvero importanti, incoraggianti anche e soprattutto per tutti coloro che in questo momento hanno bisogno proprio di coraggio. In questo momento c'è davvero bisogno di coraggio, no? di questo fiducia. cuore. Fiducia, fiducia, fiducia. Fidu non può succedere nulla di, di brutto per la nostra anima, nulla. Nulla perché siamo arrivati a un livello di consapevolezza e di crescita che possiamo solo andare sempre più su. Cioè, sono le, son leggi cosmiche, non è, non è fantasia, non è bella, bella, speranza, speriamo che... No, no, no. no. Qualche Io disagio spero... per i nostri corpi, per le nostre personalità ci sono, ma chi se ne frega. Cioè, io ho costruito questa casa con Filippo, l'abbiamo costruita io e lui, lui tagliava il legno, lo, tutto, dalle fondamenta, tutti i weekend, io ho fatto tutto. Trappano, non, non c'è stata una cosa che non abbiamo fatto io e lui, anche i mobili, non ha più soldi, persino i mobili li abbiamo costruiti noi. Ci si sbuccia le mani, fatica, ci sono periodi che è dura, è normale che quando si costruisce... Eh, anche il corpo ne risente, la personalità in questo caso, ma chi se ne frega? Cioè, poi avremo una casa nuova. Quindi non, non diamo, non focalizziamoci su, sulle fatiche terrene che ci sono, ma mettiamo l'accento sul risultato. Eh sì, eh sì, sì sì. No, ma... È bellissimo ciò che ci aspetta, io non so come trasmettere questa cosa, io non vedo l'ora, non vedo l'ora tra un anno o due, ancora qualche mese, per un'ora di iniziare a costruire e se dovrò prendere il trapano lo prenderò, se, se costruire vuol dire rimboccarsi le maniche e proprio… e che, e e che si faccia, eh, dai, Qual finalmente… È problema, eh? <ride> Qual è il problema, certo… Bellissimo, bellissimo, davvero. Vuoi dire qualcos'altro? Io, io non sono nessuno per dire niente a nessuno, Luca. Però ci tengo veramente di ricordare perché siamo nati. Ci tengo tantissimo a ricordare che siamo qui per scegliere il cuore, la luce, la bontà. La prova oggi non è, non è nel fare la puntura o no, no non sono queste le scelte. Non, non, è, non focalizziamoci, non perdiamoci ancora una volta nelle scelte esterne. È chi siamo dentro che dobbiamo scegliere, chi vogliamo essere da oggi. È questa la nostra prova, l'iniziazione che dobbiamo superare tutti. Giudico il prossimo, lo critico per scelte o scelgo la comprensione e anche l'umiltà di non sapere quale sia la scelta giusta, il cuore: il cuore è umiltà, compassione, unione, fratellanza, perdono, comprensione. Questa è la prova. Se vogliamo vincerla. Non è scegliere cosa fare fuori, che è l'ego. Scegliere il fuori è l'ego. Scegliere chi essere dentro è anima. Questa è la prova oggi. È semplicissima. Cioè, più semplice di così, siamo nati per finalmente scegliere chi essere, costi quel che costi. Non badate al fuori. Cosa vuol dire? Non che non ce ne occupiamo. Ma che domani mattina dobbiamo prendere delle decisioni. Non le prenderemo in base alla paura o in base all'ego, ma sceglieremo la gioia, la verità, sceglieremo l'anima. Qualsiasi, qualsiasi scelta starà poi nel, nel, nell'esterno. Non ha importanza. Quella scelta che cosa mi porterà ad essere più me stesso. Io vedo tantissime persone nel mondo spirituale criticare, calunniare, eliminare chi ha scelto una via diversa. Ma stiamo scherzando? È questa l'umanità nuova? No, ancora quella vecchia, mi dispiace, ancora quella vecchia. La scelta sta nel chi essere. Lì avremo la nostra salvezza la salvezza dell'anima, lì avremo vinto e avremo superato la nostra, la nostra prova, allora lì potremo sentirci degni di entrare in un'altra dimensione. Chi essere? Questo è quello che dobbiamo imparare in questo periodo. La dignità interiore, la verticalità, la bellezza, la gioia, la libertà dell'anima. Al di, al di là di tutto quello che può succedere la fratellanza il rispetto del diverso il diverso esiste c'è la mia verità ma c'è anche la verità di luca c'è anche la verità dell'altro tanto io sono abitata dalla vita tanto lo è anche l'altro e lo rispetto e mi unisco alla sua verità non ci separiamo sono tutte cose che iniziamo ad imparare, ma saranno quelle che determineranno la nuova umanità. La nuova umanità si fonderà sul pass verde, ma il nostro, quello del cuore. Chi siamo determinerà il nuovo, la nuova era, non le nostre scelte esterne. Questo è quello che volevo dirvi stasera. E noi ti ringraziamo. Io ti ringrazio a nome di tutti, perché è sempre, è sempre emozionante, è sempre, è sempre rientrare in una dimensione che io definisco casa. Mi piace molto quella, quella dimensione interiore, che sì, grazie alle tue parole ci accompagni. A ritrovare sì. e credo sia davvero la soluzione, la risposta a tutto in questo momento storico rimanere nel proprio cuore, che è il posto più sicuro in assoluto, dove possiamo davvero ricevere tutte le risposte e le informazioni necessarie per compiere i nostri passi. Sì. Sarà proprio il nostro timone. Esatto. Sì. E invito a fare un, un esercizio, un gioco, poi concludo. Eh, di pensare, di prendere carta e penna, un foglio bianco, e di pensare a una società nuova, come la vorremmo, mm -hmm. perché bisognerà crearla. Quindi è importante iniziare a visualizzarla e proprio scrivere, disegnarla, colorarla, come la vediamo la società nuova. Ma proprio a un livello concreto, eh, tecnico, da... Non so se ci sarà un parlamento di luce eh, dalle scuole, dai lo... inventiamola. C'è da riscrivere il futuro e bisogna iniziare a rimboccarci le maniche. Ma, lo, ma sono seria, eh? non sto scherzando. Sono serissima, serissima in quello che sto dicendo. Lo trovo molto appropriato. <ride> sono, sono pienamente d'accordo con te. Mm. Dai, mi farò viva più spesso, promesso. Loro, loro e tutti noi, chiaramente, no? ti, ti aspettiamo, siamo sempre, siamo sempre felici di ascoltarti. Grazie mille a tutti. E molti dicono, Chantal, senza di te... Abbiamo bisogno delle tue parole, no, 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 non c'è bisogno di nessuno, non, è, non, non bisogna essere dipendenti da, da nessuno. Io faccio il mio percorso come tutti, un percorso anche il mio sicuramente in salita, eh, quello che ho dentro ce l'abbiamo tutti e basta solo ricordare, ric scegliere costantemente il bello e il giusto. Va bene un bacio grazie. grandissimo, Luca, grazie per la serata. E... Grazie a te e grazie a tutti a tutti loro. No? Sono tantissimi questa sera siamo quasi in 2000 ed è, ed è veramente molto molto bello. Quindi ringrazio bene. Tutti. 2000 costruttori nuovi benissimo. Dai. Un passo, un passo alla volta, un passo alla volta. Sì. Grazie a tutti di cuore. Bon. Ci vediamo presto nel nuovo mondo, allora. Ciao, Ciao un bacio tutti. grande. Ciao Luca, grazie davvero. Ciao. Io e Luca sono ancora in diretta, non so se eh, anche no, tu... no, non si chiude. Non chiude Dobbiamo parlare ancora. Io è parlo parlato. ancora. Parlo